Grazie. Allora, io innanzitutto saluto tutti, scusate il ritardo con cui sono arrivata, ma insomma tra bambini e sistemazione familiare, perché insomma, oltre che portavoce abbiamo anche la normalità di una vita familiare da organizzare. E sono particolarmente contenta però di essere presente oggi a questa iniziativa ad Ostia che viene dopo la marchetta elettorale di ieri di Marino e di Zingaretti, con la quale hanno iniziato questa campagna che ci porterà forse primavera dell'anno prossimo, in cui cercheranno in tutti i modi di rifarsi la verginità che hanno ampiamente perso una volta di più. Con le vicende di Mafia Capitale. E Ostia è una città nella città praticamente, con delle peculiarità sue proprie, proprio anche per l'ubicazione geografica, per il fatto che avete un'economia che si sviluppa intorno al discorso della balneazione, avete un tessuto economico quindi diverso rispetto al centro cittadino e avete un tessuto economico che è stato violentato in questi anni dai partiti attraverso queste connivenze tra criminalità organizzata e appunto amministrazioni locali. Mentre eravamo in macchina che venivamo, Marcello, che ha il gusto dell'horror, stava guardando il video di Marino ieri. Qui, e c'è una frase che mi ha colpito, dice legalità non è mettere in galera i partiti. A parte che è un buon inizio ove i partiti non siano nella legalità, però su questo devo dire che concordo. La legalità è ristabilire una normalità di rapporti tra la società e negli aspetti economici, negli aspetti sociali, dove i diritti per una persona di fare impresa, il diritto di lavorare, il diritto di poter costruire o sistemare una casa, dove questi diritti, il diritto poi ad avere un sostegno economico nel caso in cui si trovi in difficoltà o sotto la soglia di povertà, questi diritti siano diritti per tutti e non privilegi concessi al bacino elettorale di riferimento. Per questo gli strumenti che noi abbiamo messo in campo con il reddito di cittadinanza, con il microcredito 5 Stelle, che adesso insomma vi andrò ad illustrare, sono strumenti che sono profondamente diversi dalle logiche che alimentano l'azione dei partiti, proprio perché non hanno un nome e cognome di riferimento sotto, sono rivolti ad una platea di cittadini che versino in una situazione di difficoltà personale come il reddito di cittadinanza o di lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, microimprenditori che si trovino ad attraversare una situazione di difficoltà temporanea e abbiano diritto a poter accedere a un sostegno economico senza cadere né nel ricatto elettorale, né quindi nel favore dell'accesso al finanziamento, alla piccola dotazione che ti può dare l'amministratore di turno trovando qualche fondo nelle pieghe del bilancio, magari municipale, né nello stesso tempo andarsi a invece indebitare o comunque legare a situazioni di criminalità più o meno organizzata, a Ostia molto organizzata direi, che poi ti fanno appunto entrare in un sistema da cui praticamente non ti puoi più liberare fondamentalmente e che poi va ad alimentare anche quello il sistema di connubio politico-mafioso perché anche lì diventi bacino elettorale per il politico di riferimento del mafioso, il sistema è questo. Il reddito di cittadinanza, lo spiegava benissimo prima Daniele, è uno strumento di libertà oltre che di dignità, è di libertà perché va proprio a scardinare questo sistema, questo vincolo, dover ringraziare il politico o il mafioso che fa riferimento al politico di turno perché ti dà un sussidio per vivere. Tu hai la possibilità, slegata dalla maggioranza di turno, di poter sostenere la tua vita, la vita della tua famiglia, se ti trovi in condizioni di difficoltà. Non devi ringraziare, è un tuo diritto. Il Movimento 5 Stelle dà diritti, non dà né privilegi né favori. Con il microcredito 5 Stelle noi ci siamo rivolti al tessuto imprenditoriale ed economico che è proprio il tessuto connettivo del nostro paese, che è la microimpresa dei lavoratori autonomi.
dove per microimpresa si intende l'impresa sotto i 10 dipendenti e sotto i 2 milioni di euro di fatturato annuo. Abbiamo attivato questo strumento che esisteva sulla carta, un po' come funziona in regione, attraverso sia la spintanea costrizione del Ministero dell'Economia e Finanze e del MEF a alimentare con la legge di stabilità ogni anno questo fondo. Per l'anno 2015 siamo riusciti a far destinare 30 milioni di euro, in più lo abbiamo aperto alle donazioni private. Come diceva giustamente Davide, nel loro caso, noi nel momento in cui riceviamo stipendi ed rimborsi legati all'esercizio del nostro mandato, a quel punto da privati cittadini, e quindi abbiamo chiesto anche agli altri dei partiti di fare la stessa cosa, doniamo parte, più che donare, restituiamo, come ci eravamo impegnati in campagna elettorale, metà del nostro stipendio e tutto quello che sono i rimborsi non spesi a questo fondo del microcredito. E perché? Perché è giusto, prima di tutto perché è un impegno che ci avevamo preso in campagna elettorale, e già trovo straordinario, francamente, che una forza politica dica una cosa in campagna elettorale e la mantenga una volta che è stata eletta, quindi già mi sembra rivoluzionario in questo paese. E poi perché comunque per fare politica non hai bisogno, hai bisogno di un giusto compenso, hai bisogno di un rimborso per delle attività, ma non hai bisogno di più soldi, e quello che non è necessario deve tornare ai cittadini che sono i tuoi datori di lavoro in ultima istanza, perché noi questo siamo portavoce e siamo dipendenti dei cittadini, impresi dalla politica per massimo 2 mandati e poi torneremo tra le persone normali ringraziando il cielo. Quindi abbiamo per quest'anno 40 milioni di euro di dotazione per questo fondo. Il fondo del microcredito è destinato a dare piccoli finanziamenti da 25.000 massimo 35.000 euro a microimprese e lavoratori autonomi che si trovino fuori dal circuito tradizionale di accesso al credito, perché non hanno garanzie reali, quindi non hanno una busta paga, non hanno un immobile, non hanno un terreno da dare in garanzia. Garantisce questo fondo l'80% della somma erogata dal soggetto abilitato all'erogazione del microcredito, che ahimè sono ancora le banche, sono ancora i operatori finanziari appunto abilitati, ma diciamo togliamo quel potere discrezionale diceva prima ancora invece per il fondo regionale hanno, perché l'80%, per esempio io vado in banca o presso l'operatore di microcredito, chiedo un finanziamento di 10.000 euro, 8.000 euro sono garantiti da questo fondo, alimentato sia dai soldi dello Stato che dai soldi delle restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, e speriamo che un giorno magari anche altri parlamentari ci diano una mano. Il processo per accedere a questo fondo è molto snello, sì, lo so, la speranza è l'ultima a morire, però più che altro è una provocazione, fatelo voi se ci riuscite, ma tanto non ci... No, quando gli dici qualcosa ti guardano e dicono: ma anche noi restituiamo i soldi al partito? E abbiamo detto: abbiamo dei concetti diversi di restituzione, tra restituzione all'interno della casta e restituzione verso i cittadini. Comunque niente, ne la fanno, proprio è più forte di loro e non ci arrivano. Dicevo, un processo molto snello, si va preventivamente da un consulente del lavoro che ha dato disponibilità ad offrire gratuitamente, questo ci tengo a sottolinearlo, quindi se un consulente del lavoro vi dovesse chiedere un corrispettivo per questo servizio, segnalatecelo, vi aiuta gratuitamente a vedere se avete i requisiti per l'accesso al fondo, quindi vi chiederà tutta una serie di documentazioni, se siete un lavoratore autonomo magari l'iscrizione alla categoria professionale piuttosto che la partita IVA, eccetera eccetera, se siete una microimpresa, lo statuto societario, la misura camerale, questi dati qui. Una volta che vi dice che siete effettivamente potenziali fruitori di questo fondo, dovete aspettare che si apra il famoso click day, che per il momento è per fine aprile, dovrebbe essere, però ancora aspettiamo conferma ufficiale dal Ministero dello Sviluppo Economico, cioè sul portale dedicato al microcredito si aprirà una finestra temporale in cui voi potrete prenotare
la somma che vi serve per il finanziamento. Entro 5 giorni avrete una risposta se l'operazione di prenotazione della somma è andata a buon fine, dopodiché con la ricevuta della risposta che sì, avete diritto a questa somma e i documenti che il consulente del lavoro vi ha preparato, andate presso o un istituto bancario o un operatore del microcredito e loro devono erogarvi il finanziamento. Questo finanziamento ha ovviamente un tasso di interesse sul finanziamento, il tasso massimo che può essere richiesto da limite fissato da Banca d'Italia è l'8,47%, ma è un tasso massimo. Noi sappiamo di istituti di credito dove molti nostri attivisti si sono rivolti, attivisti, insomma simpatizzanti, gente che ha iniziato a informarsi sulle procedure, si sono rivolti e sono riusciti a spuntare anche dei tassi del 3-3,5%, in cui tra l'altro è compresa tutta l'attività di monitoraggio che effettua l'erogatore del finanziamento sul buon esito, il buon fine, insomma il buon utilizzo di questi soldi finanziati. E chi può avere accesso, ve lo dicevo, sono liberi professionisti tutti, microimpresa, e serve per quale attività può servire? Può servire per avviare o sviluppare un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, può servire per assumere nuove persone per un'impresa già esistente, può servire per fare formazione e riqualificazione del personale perché insomma, magari il business sta cambiando, si vuole oppure si vuole anticipare e quindi hai bisogno di investire in formazione. L'acquisto di beni e strumenti, giustamente mi ricordavano, servizi strumentali. Quindi le start-up, diciamo. Anche start-up, certo, avviare o... Per qualunque ulteriore informazione, il sito è microcredito5stelle.it, trovate tutti i dettagli del microcredito alimentato sia dal MISE che dalle nostre istituzioni, c'è una scheda tecnica molto chiara fatta con in aiuto, in collaborazione con i consulenti del lavoro. E, io veramente vi invito a capire la finalità con cui noi ci siamo mossi, cioè, ve lo spiegavo un po' prima, ve lo dicevo prima, è un'operazione di dimostrazione che la politica non è quella dei partiti, non è quella che siamo abituati a vedere in televisione, non è la politica autoreferenziale che parla dei cazzi suoi fondamentalmente, perché la maggior parte delle trasmissioni televisive questo fanno, ma è la politica fatta da cittadini a tempo, portavoce di altri cittadini, che lavorano con onestà, rispettando gli impegni elettorali e lavorando per il bene della collettività e non per un mero tornaconto elettorale. Dovrebbe essere il minimo sindacale per una forza che fa attività politica. In Italia tutto questo è straordinario, però esiste una forza politica che lo fa e fa diventare lo straordinario ordinario. Grazie, Roberta. Allora, ci sono delle domande. Quali enti sono preposti a rilasciare informazioni circa il microcredito? E sullo stesso biglietto c'è scritto: che rapporto avete con il CNA? CNA, la CNA è probabilmente la Confederazione Nazionale Artigiani. Allora, chi sono i soggetti preposti a rilasciare informazioni? I consulenti del lavoro fondamentalmente. Quali enti? C'è scritto sì, qua, diciamo, enti o soggetti? Noi siamo, in primis ve lo dicevo, i consulenti del lavoro. Trovate l'elenco sul sito dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, perché non tutti hanno dato la disponibilità ad effettuare gratuitamente appunto questa assistenza, questo servizio di tutoring alle persone che vogliono accedere al microcredito. Molti se ne stanno aggiungendo in questi giorni, quindi andate da loro in prima istanza. Poi noi consigliamo comunque di fare un passaggio prima che arrivi il giorno, il famoso click day in cui si apre questa finestra temporale per prenotare i finanziamenti, o in banca o presso un soggetto deputato all'erogazione del microcredito. Li trovate sul sito del microcredito del Ministero dello Sviluppo Economico. Che rapporti abbiamo con la CNA?
nessuno in particolare, nel senso, come forza politica, quando qualcuno, che sia un'associazione di categoria, un sindacato, un singolo cittadino, ci chiede un appuntamento, noi parliamo con tutti. Allora, un'altra domanda: perché SRL normali non semplificate, costituite da pochi mesi, non possono usufruire del microcredito, e quindi perché solo le semplificate? Questa cosa delle semplificate, tu perché è allora, le risorse sono 40 milioni, possono apparire tante, possono apparire poche. In realtà, se le confrontiamo con tutta Italia, effettivamente non sono tantissime. Quindi, noi già pensavamo di riuscire a destinare questi fondi anche alle persone con particolare bisogno economico a livello familiare. Il Ministero dello Sviluppo Economico, che poi è lui che ha deciso, noi siamo stati portatori di interesse, nel senso che abbiamo proposto cosa volevamo fare e il modo migliore per farlo, poi ha deciso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pensato di destinare queste risorse comunque limitate allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali oppure al miglioramento delle attività imprenditoriali appena nate. Le start-up, le società a responsabilità limitata, semplificate, sono quelle, ricordiamo quali sono quelle che hanno unito due tipi di società a responsabilità limitata, le semplificate di prima e quelle a capitale ridotto praticamente. Quindi le hanno fuse in questo nuovo soggetto e quindi sono praticamente le società fatte da giovani, ok? Hanno tolto anche, in questo caso in realtà hanno tolto anche l'elemento riferito all'età, sono comunque società, società giovani con un capitale sociale molto basso. Sappiamo che le società a responsabilità limitata semplificata può essere aperta anche con un solo euro di capitale sociale, quindi sono società giovani che hanno appunto la partita IVA, non deve essere aperta da più di 5 anni ed è fatto in modo per riuscire a dare una speranza in più a chi si è messo, diciamo, in gioco negli ultimi 5 anni, e quindi per riuscire a dare una mano in più a questi nuovi soggetti.